Ciao a tutti ragazzi, questa non è la mia passione, però è una macchina interessante, è una macchina che è stata capita in parte, comunque è una Opel Astra OPC, accendiamo anche l'aria condizionata, così si sbrinano meglio i finestrini, è una Opel Astra OPC 2000 Turbo 199,97 cavalli, 200 cavalli. Allora, l'ha presa un ragazzo che ci segue sul canale, è un nostro follower, così si dice. Gli piaceva, gli è sempre piaciuta l'Opel Astra. Questa dovrebbe essere l'Opel Astra H. No, forse G. FG, sì. H o G, una cosa del genere. Comunque, gli piaceva questa, aveva un turbo diesel, andava molto bene, però lui voleva l'OPC, la versione più estrema. L'ha trovata in Germania. Ora, è una cosa che io, molti mi chiedono a volte le macchine tedesche, io sono un po' allergico a comprare le macchine all'estero, soprattutto in Germania o comunque nei paesi nordici, perché il sale sulle strade là è l'ordine del giorno. Voi considerate che solitamente parlo di macchine da collezione che non devono essere per forza delle Delta Evoluzioni o delle Alfa particolari, possono essere anche macchine più tradizionali tipo questa, che comunque è una macchina rara da trovare. Comunque, di solito sono loro a comprare le macchine da noi e non il contrario, quindi questa la dice lunga. Però d'altra parte questo ragazzo qua, lui l'ha cercata e questa macchina non l'ha trovata, quindi non è che aveva molte scelte. Mi preoccupa il fatto perché lui giustamente la vuole a questa, la vuole conservare, la vuole a posto. Sulla strada non va male. La porterò sui rulli perché non sono convinto che questa macchina abbia 200 cavalli. Però è una sensazione di piede, cioè rispetto alle nostre, rispetto a una Tema Turbo che ha 205 cavalli, neanche 201. Boh, mi sembra che vada molto meno. Poi è molto lineare, è molto progressiva, non è una macchina cattiva. Va, per carità di Dio. Però non sento questa rabbia, quindi posso sbagliarmi, ma non credo di sbagliare. Quindi la farò rullare. Prima andiamo a esaminarla sulle cose che ha da fare comunque di meccanica. E poi andremo a fare sicuramente questa prova, magari per tirargli fuori se c'è qualche cavallo che si è perso per strada. Allora, di avantreno come rumori, la macchina devo dire che va bene. Ho il suo volante che mi ha portato, perché questo non è il suo, ho il suo volante da restaurare. Però mi preoccupa un pochettino la ruggine, mi preoccupa che lui la vuole bella, già mi ha fatto notare molti particolari, soltanto guardandola così appoggiata in terra, no? Diciamo, quando è arrivato su strada, no? Mi faccio, speriamo che quando l'alziamo non ci troviamo qualche sorpresa in più, ecco. No dai, speriamo di no, i chilometri dovrebbero essere i suoi, sono certificati Opel perché là hanno in linea italiani e ha circa 160.000 chilometri, è del 2004, è vero che non sono molti per una macchina del 2004, ma è anche vero che è un 2000 turbo benzina, là le usano le macchine forse più che noi. Però comunque sia, adesso andremo a verificare sicuramente come è arrivata questa strada, ripeto, non tanto per i chilometri, ma per lo stato del sottoscocca. A me fa paura un pochettino quello con le macchine, ho avuto troppe esperienze non troppo belle. Tutto si può sistemare, dobbiamo valutare l'entità, è anche un pochino segnata di carrozzeria, i cerchi hanno fatto la guerra punica, quindi vedremo che cosa c'è da fare, senza chiaramente la frenata è molto lunga. È una frenata del cazzo questa macchina, va bene che non ha prestazioni folli, però mi viene da dire, sai quando si dice magari la macchina è un leone travestito da agnello? Ecco, questo è un agnello travestito da leone, perché dà l'impressione magari con queste appendici aerodinamiche che nasconda prestazioni molto elevate. In realtà è una macchina, secondo me, è un'ottima stradista, anche se io non l'ho provata in autostrada, ma così com'è configurata adesso non è che dia molto filo da torcere in questo momento, non è che voglio che dopo arrivino magari i commenti negativi, ah no, io avevo la OPC, aveva 300 cavalli, li ammazzavo tutti. Può essere, ragazzi, io sto parlando di quella che sto provando, anche perché lui la vuole che sia cattiva, quindi voglio capire quando la porterò sui rulli se questa macchina ha
la cavalleria scritta oppure no. Perché un conto è che gliene manchino una decina, ma secondo me qui all'appello di classe molti cavalli sono a casa per il coronavirus o per qualcosa del genere. Scherziamo, dai, facciamo una battutina. Comunque, adesso andiamo in officina, la alziamo su. Sono proprio curioso di vedere com'è messa sotto. Più che altro lo spero per lui, perché non tutte le persone, chiaramente, come mi avete scritto, hanno grandi possibilità e grandi portafogli, ma bisogna comunque fare i lavori a regola d'arte, perché dopo, se uno spende 2 o se spende 5 e si fa un lavoro brutto, incompleto, sempre incazzato. Quindi le cose vanno fatte bene, parlare bene col cliente in maniera chiara fin dall'inizio per capire che cosa vuole dalla macchina, l'utilizzo della macchina, e se c'è qualcosa non è che posso avvisarlo ogni singolo particolare. Chiaro, se c'è qualcosa di importante lo chiamo, però voglio capire se si ha carta bianca fino a un certo punto oppure no. Lui me l'ha data fino a un certo punto, ora però insieme con il cliente nel sottoscocco ancora non l'abbiamo fatto, quindi lo faremo sicuramente con voi insieme a lui, perché sarà anche lui a guardare il video, e gli faremo una bella telefonata e magari, se avrà bisogno di passare con le norme dello spostamento possibili, noi siamo qua. Siamo quasi arrivati, sono veramente curioso. Opel Astra o PC? È la prima che provavo. Quindi un mio cliente aveva la Zafira, ma non ero ancora troppo giovane, quindi forse non mi ero ancora appassionato. Facevo già il meccanico, ma non ero ancora così appassionato al mondo delle macchine, perché avrò avuto 18 anni, 20 anni, probabilmente l'età più o meno era quella. Quindi non ero tanto appassionato. Adesso invece che sono diventate la mia vita, le guardo in maniera diversa. Anche quelle che magari erano all'epoca delle macchine normali. Questa era già una macchina che costava dei bei soldini, era una macchina anche sicuramente abbastanza rara e potrebbe avere sicuramente un suo perché questa macchina. Che macchina è arrivata la Gasi, ragazzi? Una macchina abbastanza rara. Una Opel Astra OPC 2000 turbo 200 cavalli. Allora, come detto precedentemente nella prova su strada, chiaramente questo ragazzo qui la vuole bella. La vuole bella qui abbiamo, che non l'abbiamo ancora alzata sul ponte, quindi abbiamo soltanto particolari di impatto estetico, ecco, diciamo così. Gli hanno cambiato la vaschetta dell'acqua, questo sicuramente. Vedete come si scrosta tutto. Queste particolari qua sono goffrati, come i nostri, delle nostre Tema 832. Quindi questa qui con il calore si scrostano tutte queste vernici qua, vedete? Quindi questi vanno sicuramente ripresi, lui lo vuole bello, il particolare. Ho notato, prima non tanto sulla prova su strada precedente, ma quando l'ho provata con lui, che tende a perdere qualche colpo. Le bobine delle Opel facevano tutte la stessa fine, come l'Opel Corsa. Guardate come si sono arrugginiti questi bulloni qua. Bulloni, fascette, tenditubi. Cioè, questo è per farvi capire la salsedine e il clima che si respira in determinate regioni del nord Europa. Quindi basta poco come stato di conservazione della macchina per fare la differenza. Ora, speriamo in bene, la alziamo sul ponte e vediamo com'è messa sotto. Ragazzi, l'abbiamo alzata e la situazione non è delle migliori. Allora, tutte le parti in ferro, non troppo trattate, sono andate tutte a remengo. L'alluminio è completamente ossidato, tutto. Sono marciti addirittura i bulloni dei supporti. Allora, questo è come si presenta la culla. Non so se rende, ma vettura del 2004 e non è una macchina degli anni 70. Guardate i fuselli anteriori, pinze, fuselli, bulloni, ammortizzatori. Tutte le parti biancastre che vedete, lasciate perdere la ruggine, che questa penso che ce ne sia fin troppa. Tutte le parti biancastre, guardate anche di qua, che vedete sull'alluminio, questa è tutta umidità. Chiaramente l'alluminio non fa la ruggine, ma fa questa
chiamiamola ossidazione. Guardate i bulloni prigionieri del collettore di scarico. Questo come lo tocco si spacca, guarda, c'ha una crepa che da qui arriva qua. È completamente marcio, tutti e tre sono marci. La coppa dell'olio, chiaramente, è tutta ruggine superficiale, eh? Però guardate, guardate i bulloni, questi bulloni qua, che poi bisogna essere proprio imbecilli. Cioè, bulloni tors da 7 o da 8. Cioè, fagli un bel dado da 6 con l'esagonale da 10, no. Questi bulloni piccoli qua che si tranciano solo a guardarli. C'è una perdita di olio neanche troppo grossa, ma questo è il meno. Arriva dal di sopra, sembrerebbe vicino al turbo. Qui gli hanno appena fatto le cuffie dei semiassi, le cinque. Guardate quei supporti qua. Guardate i supporti motore. Questa qui è la culla, eh. Questa culla qui è il telaio che tiene il motore alla macchina. Questo sta marcendo. Guardate soltanto il filtro dell'olio. Il tempo che non viene tirato giù quel filtro dell'olio lì. Allora, ammortizzatori. Guardate questo semiasse qua. Pensate, cioè guardate quanto sale deve aver preso. Mi rimangono in mano i pezzi di giunti, guarda che roba. Io ne ho viste tante di macchine, ma come sottoscocca è messa proprio malino. Tutte cose riparabili, però qua se uno vuole la macchina bella c'è da tirare giù il motore, cambio, culla completa di tutto e separarla. Sono marciti addirittura i supporti che tengono la marmitta. Questo è quello che vi ripeto, le macchine all'estero vanno viste, ragazzi. Ma che roba. Vanno viste perché costano poco, ma loro stessi le comprano qui da noi in Italia, nel sud Italia, o magari in altre regioni. C'è il suo motivo, eh? Questa è la paratia. Allora, il serbatoio è di plastica, ok. Questa è una paratia, paracalore, di ferro, che è del sul serbatoio, che è completamente marcia. Questa, come la sabbia, mi rimane in mano. Dietro è messa un pochino meglio, non più di tanto. Allora, guardate gli ammortizzatori, vediamo se riusciamo a riprenderli. Allora, la parte dove allora, guardate, l'ammortizzatore visto così, dalla mia mano in su, sembra anche bello, ok? Guardate la parte dove prende la porcheria della strada, si sta bucando. È completamente marcio, questa parte qui in basso. Per non parlare del resto del fusello, messo esattamente quasi come quelli davanti. A me era capitato un M5, sempre tedesco, che erano marcite addirittura le molle. E se una era spezzata, solo che avendo gli ammortizzatori autolivellanti, la macchina era livellata. Se qua si spezza la molla, la macchina si siede. Come smollo questi bulloni qua, la marmitta mi rimane in mano. Quindi qua la marmitta è completa. Dal collettore, ammesso che venga giù, al finale. E questo è... Però questi semialberi... Scusatemi... Questo, il ponte posteriore, qua, sarebbe da dargli una bella sabbiata, una pallinata, e torna nuovo. Allora, questione gomme. Le gomme, con quello che abbiamo visto oggi, è veramente l'ultimo dei problemi, questo mi sento di dirlo. Però, potrebbe essere un piccolo segreto, perché quando comprate una macchina usata, particolare, ecco, guardate sempre le gomme che monta e i dot della gomma. Perché? Allora, dietro abbiamo due Roxton. Cos'è, un gruppo Rock? Non lo so, chiedo. Posteriori. Davanti abbiamo due Barum, che sono comunque gomme di seconda scelta, ma queste qua sono sempre state di dietro e sono di legno. Quindi abbiamo gomme economiche, molto economiche al retrotreno e gomme un po' più economiche all'avantreno. Significa che la persona, l'utilizzatore di questa macchina, non era una persona molto attenta o comunque che ci spendeva molti soldi su questa macchina. Piccole cose. Quindi gomme diverse sui due assali di marca comunque economica, voglio dire, ecco. Non dimentichiamoci mai che è una macchina da 200 cavalli, quindi queste gomme qua magari vanno anche benissimo, però magari le monterei su una 500, su una Punto, su una Panda, ecco, tutto qua, senza nulla togliere alle gomme. E comunque sia almeno uguali sui due assali, quindi sono sicuramente state cambiate, magari erano uguali anche davanti, ma davanti si sono consumate prima, quindi ha montato altre due gomme. Quindi abbiamo una scarpa e una ciabatta. Questa è la solita marmitta di prima. Va bene, non va bene, ma va bene lo stesso.
E qua dobbiamo dare la lieta novella a questo ragazzo. Bisognerà sabbiare anche quando si tira giù la culla, i bulloni dei supporti che abbiamo visto prima. Questa è la cosa che mi piace di meno. Qua di sale ne ha preso veramente tanto. Qua di sale ne ha preso veramente, veramente tanto. Chiaramente questo, ragazzi, non è un lavoro che cominceremo adesso. Parlerò bene al proprietario per spiegargli e per capire che cosa vuole fare. Credo che la voglia mettere a posto, l'ha appena comprata, quindi non penso che tenga una macchina in questo stato. Però qui non è che aveva tanta scelta, perché in Italia lui ne ha trovate zero. Ne ha trovata una in Germania a un prezzo umano, anche se ci spende dei soldi per sistemarla, dice ok, mi piace, me la tengo, sono scelte personali, è anche giusto. Però lo informiamo sulle condizioni del sottoscocca. Il motore va anche bene, a parte il fatto che non rende, magari deve andare così, però io vorrei rullarla per essere sicuro al 100%. Io penso che oltre a un bel tagliando, la distribuzione, la perdita d'olio che c'è lì, il motore non andiamo, è tutto il resto che chiaramente bisogna, quello bisogna per forza intervenire. Quindi ragazzi, questa è una puntata molto interessante, spero vi sia piaciuta. È una sorpresa anche per me perché non l'avevo alzata nemmeno io e al prossimo video. Ciao a tutti!